Nata a Celico il 3 febbraio 1894, Maria Concetta Pantusa da fanciulla fu portata dal padre in Brasile, dove la famiglia si recò in cerca di lavoro. Qui, appena maggiorenne, sposò Vito De Marco, un giovane italiano di origini pugliesi, dal quale ebbe il 28 ottobre 1915 l'unica figlia, Maria Carmela, poi diventata monaca Clarissa. Ritornarono in Italia nel 1916, prendendo domicilio a Polignano a Mare, Bari. Il marito morì durante la Prima Guerra Mondiale, lasciando la vedova con la piccola Maria Carmela. L'8 maggio 1930, insieme con l'unica figlia e con Suor Speranza, si trasferì in Airola, Benevento. Mentre la figlia entrava nel monastero delle Clarisse, lei restò nel secolo, iniziando una vita di consacrata laica in via Monte Oliveto 33, dove viveva con Suor Speranza, per proprio conto, nello stesso stabile della famiglia Rungi. Qui si dedicò all'educazione dei piccoli, al servizio dei poveri, alla preghiera. Guidata da saggi direttori spirituali, passionisti e francescani, Maria Concetta ricevette tanti consigli per vivere intensamente la passione di Cristo e la letizia francescana. Un evento singolare segnò per sempre la sua vita. Il 17 febbraio 1947, nell'umile stanzetta di via Monte Oliveto, per 3 ore, dalle 13 alle 16, da un'immagine del volto di Gesù, una copia della Sacra Sindone di Torino, ella vide uscire del sangue, che sgorgava come da una sorgente. Il sangue rimase in ebollizione per 3 ore. Da quel giorno i segni straordinari si susseguirono per il resto della sua vita. Maria Concetta Pantusa, immersa nel mistero della passione di Cristo, morì il venerdì di Passione il 27 marzo 1953 all'età di 59 anni. Fu sepolta nella Cappella dei Passionisti nel cimitero di Airola e da lì traslata alla Casa del Santo Volto il 25 gennaio 1981. Morta in odore di santità e conservata tale fama presso il popolo di Airola, la pia unione del Santo Volto si fece promotrice della causa di beatificazione, tuttora in corso. Il processo diocesano fu aperto ufficialmente il 10 febbraio 2007 dal vescovo di Cerreto dell'Ezze, Sant'Agata dei Goti, Monsignor Michele De Rosa, nella chiesa della Santissima Annunziata di Airola, Benevento. A curarne gli aspetti canonici furono il primo postulatore, padre Luca De Rosa, francescano, e il primo vice postulatore, padre Stefano Pompiglio, entrambi morti. Dopo circa 10 anni, il processo diocesano è stato ufficialmente chiuso il 27 agosto 2016 nella chiesa cattedrale di Cerreto, dallo stesso Monsignor De Rosa Michele, ora vescovo emerito, con il parere favorevole del Tribunale diocesano appositamente costituito, del postulatore attuale, padre Giovan Giuseppe Califano, francescano, e del vice postulatore, padre Antonio Rungi, passionista. Il 24 novembre 2017, l'attuale vescovo di Cerreto dell'Ese, Sant'Agata dei Goti, Monsignor Mimmo Battaglia, ha riaperto ufficialmente al culto il santuario del Santo Volto, dove riposano le spoglie mortali della serva di Dio Maria Concetta Pantusa, meta di numerosi devoti della prossima venerabile. Preghiera per implorare grazie per l'intercessione della serva di Dio, Maria Concetta Pantusa, madre di famiglia. O Padre, fonte dell'amore e della vita, che illumini il nostro cammino con la luce del tuo volto, noi ti ringraziamo per aver suscitato nella Chiesa l'umile tua serva, Maria Concetta Pantusa. Fa che impariamo sull'esempio di questa umile testimone della tua misericordia ad accogliere con gioia e a realizzare con impegno la tua santa volontà.
e accordaci, per sua intercessione, la grazia che con fiducia imploriamo dal tuo cuore di Padre. Per Cristo nostro Signore. Amen.